spaziale poi sul mare, Andrea De Maria, si può tornare spaziale, ma che torna in Italia perché abbiamo iniziato ragionando che, visto che il titolo è il tempo dei cambiamenti per il Partito Democratico, con i messaggi di parte da loro, forse è chiaro che di cambiamento si deve parlare. E che cosa abbiamo introdotto in più anche in questo territorio? Secondo me il tema della contendibilità, che è di nuovo uno sgretolarsi di certezze relativamente alle roccaforti, relativamente alla convinzione di un certo tipo di elettorato. Ieri sul Corriere un pezzo parlava di questa parte di elettorato senza patria, cioè coloro che sono, come dire, aperti a questo punto a qualunque proposta, purché sia in qualche modo convincente o appetibile, slacciandosi e slegandosi da quello che poteva essere un senso di appartenenza che fino a questo momento poteva aver guidato nelle scelte. E quindi proprio in questo senso, siccome Rossi ha lanciato anche dei temi concreti, mi viene da dire bellissimi temi concreti, fondamentali, ascoltare quelli, ma il Partito Democratico con le sue anime, con la riflessione sull'interno che deve fare, è in grado di avere poi una linea condivisa su questo per dare risposte sia agli elettori senza patria, sia a queste roccaforti e non più roccaforti che denunciano forse anche l'incertezza rispetto al passato. Sì, intanto buongiorno a tutti. Prima di rispondere a un'informazione di servizio, in fondo alla sala si raccolgono le firme per il referendum costituzionale, quindi chi non l'avesse già fatto e volesse firmarle, raccoglie Paolo e insomma nel corso della mattinata invito tutti quelli che già non l'abbiano fatto a firmare. E, ma intanto rispetto al tema della contendibilità, cioè è da molti anni che non ci sono più realtà non contendibili, cioè che votano sempre per forza nella stessa direzione politica. Noi insomma a Bologna ce ne siamo accorti già nel 1999, per una cosa di... sembrava un incidente di percorso. Beh no, le ragioni politiche più profonde secondo me. E d'altra parte vale anche al contrario, cioè se ci pensate Varese, che sembrava diciamo una città per forza leghista, in queste elezioni, in cui pure il centro-sinistra in generale non è andato bene, abbiamo perso metà, diciamo, metà delle realtà che governavamo, però a Varese invece abbiamo vinto in una realtà dove era molto, insomma, se si fosse andati diciamo per appartenenza politica tradizionale di quell'elettorato si sarebbe dovuto pensare che la Lega vinceva comunque. Quindi questo è un dato della nostra fase storica che stiamo vivendo, che credo sia strutturale, sia insomma che non debba più stupire, ecco, non si deve dare come dato acquisito. Detto questo, come si recupera il rapporto anche in zone come le nostre, nelle realtà dove la sinistra ha un'identità più radicata, una lunga storia, che peraltro si è vista anche nel voto bolognese, perché per esempio l'elemento di reazione alla minaccia diciamo di un sindaco leghista è stato uno degli elementi, credo, che ci ha consentito di vincere al ballottaggio. Ma io penso che sia un po' tutto collegato. Un'assemblea recente fatta sabato scorso, l'ho detto citando anche una zona di Bologna, poi non voglio fare la citazione della zona, se no sembra che mi voglia riferire a un elemento specifico, penso a un tema più generale. Il voto di alcune nostre periferie, dove tra il 2011 e il 2013, nel primo turno delle elezioni comunali, siamo andati molto indietro come coalizione, come voto al sindaco, è un voto che certo ha caratteristiche locali, poi brevemente ci tornerò, però io vedo prima di tutto dentro una dinamica davvero europea. Cioè c'è una difficoltà della sinistra, del socialismo europeo, a rappresentare i ceti sociali più deboli e a tenere in campo in questo contesto storico il tema della giustizia sociale. E io appunto in questa iniziativa sabato scorso dissi che i centri urbani medi della Gran Bretagna, in realtà dove il Partito Laburista era altissimo, che hanno votato per l'uscita dall'Europa, malgrado l'indicazione del Partito Laburista, sono, diciamo, contesti sociali paragonabili alle nostre periferie che hanno votato meno il PD e il centro-sinistra che 5 anni fa. E quindi io penso che il tema dell'Europa sia fondamentale. Le cose che diceva Rossi le condivido in pieno, non le voglio riprendere.
Io penso che ci sia un tema che riguarda il socialismo europeo, il partito del socialismo europeo, dove il PD giustamente ha aderito, dove il PD è il partito più grande, sia in voti sia in europarlamentari, e dopo peraltro il PD può portare un contributo particolare al dibattito, perché noi siamo una forza che si è rinnovata molto più di altre, e perché nel PD, basta guardare questo tavolo, abbiamo saputo unire le culture riformiste che hanno fatto la storia della democrazia del paese. E quindi abbiamo una carica di innovazione, di cambiamento, che è giusto portare nel Partito Democratico, e scusate, nel Partito del Socialismo Europeo. E dove sta la crisi del socialismo europeo? Secondo me, prima di tutto, proprio nella difficoltà di essere un soggetto politico che supera i confini nazionali e fa un ragionamento europeo. È molto singolare che questo accada proprio al socialismo, che invece è nato, insomma, storicamente proprio sull'idea dell'internazionalismo, però così è, e questo è il punto su cui secondo me ci dobbiamo confrontare. Perché così? Perché le politiche socialdemocratiche classiche erano politiche di redistribuzione di una parte del reddito prodotto da mercati capitalistici nazionali verso la giustizia sociale attraverso la rete di welfare. Oggi il mercato è globale e una politica di giustizia sociale globale, comunque almeno europea, invece non esiste. E in questo cortocircuito è andata in crisi prima di tutto la grande tradizione socialdemocratica europea. E quindi per me questa dimensione di un socialismo europeo che ritrova la sua vocazione è una dimensione fondamentale. Renzi ha fatto una provocazione interessante su questo punto quando ha detto: facciamo le primarie per il prossimo leader che i socialisti europei indicheranno per la presidenza della Commissione. Possono non essere le primarie, per la mia cultura politica io direi: perché non chiediamo un congresso straordinario del Partito Socialismo Europeo? E non chiediamo che questa volta i delegati non siano nominati dalle direzioni nazionali dei partiti, ma siano nominati dai congressi di tutti gli iscritti del Partito Socialismo Europeo. Però sento uno scatto della sinistra del socialismo europeo. E l'azione che si fa in Europa è inevitabilmente più debole, e il rischio di una deriva populistica, soprattutto dei centri sociali più deboli, è grandissimo. Perché appunto, se non è la sinistra che promuove la giustizia sociale, chi lo fa? E se non c'è qualcuno che promuove la giustizia sociale, appunto, i centri che più soffrono la crisi vanno ovviamente da un'altra parte. Poi ci sono dei dati nazionali. Io voglio dire solo una cosa che mi sta particolarmente a cuore, su cui provo a lavorare molto anche nella mia delega nazionale in segreteria. Io non penso che noi dobbiamo temere la forza della leadership che guida il PD. Penso che noi oggi abbiamo la guida del PD, una leadership indubbiamente molto forte, e che sia bene che le leadership siano forti. È bene in questa fase storica, ma poi è sempre stato così, cioè nei momenti migliori della politica del paese, non è che la guida dei grandi partiti popolari c'erano dei leader deboli, c'erano dei leader piuttosto forti e che la esercitavano anche la leadership. Il nostro problema è che sotto un leader così forte l'organizzazione del partito si è troppo indebolita, si è troppo frantumata, si è troppo destrutturata, è troppo affidata ai singoli e ai loro gruppi di riferimento. Io quindi penso che adesso sul partito bisogna investire moltissimo, sulla sua organizzazione, sul suo radicamento. Per farlo è anche indispensabile un salto di qualità unitario molto forte nel dibattito politico. Penso che questo salto di qualità unitario lo dobbiamo promuovere tutti, chi guida il partito ovviamente, che ne ha una responsabilità importante, perché prima di tutto chi guida che tiene insieme una comunità, però io dico che anche chi come me, che come sapete nel PD si ritrova più nelle posizioni della sinistra, le ha sostenute al congresso, credo debba fare uno sforzo per promuovere questa unità, perché il grado di conflittualità interna al PD è un nostro punto di debolezza molto serio. E rispetto alla fase in cui stiamo vivendo e alle responsabilità che abbiamo e gli attacchi che stiamo anche subendo, oggi, pur nel rispetto ovviamente le posizioni diverse, questo salto di qualità unitario è tutto fondamentale. Poi ci sono stati dei temi bolognesi, su questo voglio essere molto rapido, qui abbiamo un confronto più nazionale. Io alcuni li avevo posti già a suo tempo, mi pare siano usciti confermati nel voto del primo turno. Penso al grande tema del degrado della sicurezza e a come questo tema si costruisce insieme alla coesione sociale. Finisco subito, ma voglio raccontare un episodio. Una tua collega che mi ha detto: ma io questo voto delle periferie non lo immaginavo,
con, diciamo, gentilezza segnalato che nelle periferie forse tanti non ci vanno. Diciamo che non basta stare nei salotti bolognesi, bisogna anche andare nelle periferie. Siccome io ci vado da tempo, sto in mezzo ai compagni, vado nei bar, sentivo cosa si diceva, tanto basta andare, diciamo, e mi ha fatto molto piacere, lo devo dire davvero, che Merola questi temi li abbia affrontati con molta determinazione, li ha affrontati dopo il primo turno, li ha ribaditi dopo la vittoria al ballottaggio. Comunque non dimentichiamoci che Bologna l'abbiamo vinta in un contesto nazionale complicato, e secondo me adesso questi altri temi, ho citato questo perché mi sta particolarmente a cuore, tutti insieme, anche a Bologna uniti, li dobbiamo affrontare. Beh, è stato appunto piacere che Merola li abbia individuati come priorità. Quanto mi riguarda, ho ritrovato, diciamo, temi che segnalavo da tempo, ecco, adesso nell'azione di governo vanno affrontati, al di là del pensiero al prossimo voto, ma perché sono problemi dei cittadini, e noi proprio per questo abbiamo il dovere di affrontarli e di risolverli.